Ecco, il filo che tiene unite il successo attuale delle imprese italiane è il filo di aziende che hanno molto sofferto negli anni 90 e che hanno rischiato di scomparire dal panorama farmaceutico mondiale e nazionale, e da queste ceneri in cui erano ridotte sono risorte, ed oggi abbiamo un'industria nazionale farmaceutica lanciata verso il futuro con ben 7 aziende il cui giro d'affari supera il miliardo di euro, molto spostati verso l'internazionale, più del 50% del loro business ormai è in giro per il mondo, non è più nel mercato italiano, e quel che più conta, sempre più impegnate nel campo della ricerca, anche della ricerca più sottile, quella dei farmaci orfani e per le farmacie rare. Si può essere ottimisti pensando al futuro dell'industria farmaceutica italiana, perché il passato è caratterizzato da una commistione di interessi tra lo Stato e l'industria farmaceutica che ha minato la vera e sana crescita di questo settore e ha portato a quello tsunami degli anni 90 che ha messo in ginocchio l'industria farmaceutica, ma dalla quale l'industria farmaceutica finalmente libera dei vincoli del passato, ha preso una sua strada che non è più quella del mercato nazionale, è quella dei mercati mondiali e quindi dei prodotti di ricerca che sono indispensabili per i mercati mondiali.